and down like this no more, babe. I need to find out where I am before I reach the top. Sogno promozione prosegue, la Roma Urzena taglia fuori anche la Viterbese nei giochi per salire in Serie B. Al Franchi i bianconeri liquidano i laziali per 1-0, decide un gol di Francesco Vassallo. Settimana cruciale per il futuro della truppa di Mignani, impegnata a stretto giro di posta nelle trasferte di Monza, ma soprattutto quella di Livorno. Calcio spettacolo, buonasera, benvenuti. 339 15 20 060 per SMS o messaggi WhatsApp, oppure la nostra pagina Facebook Radio Siena TV per chi ci sta seguendo naturalmente sullo schermo televisivo. A breve vedrà comparire le nostre coordinate in sovrimpressione. Gli ospiti di questa sera: Roberto Benincasa. Buonasera a voi. Federico Castellani. Buonasera. Bentornato Federico. Naturalmente poi mi aspetto anche delle pagelle da parte tua questa sera, non puoi esiverti. E Federico Passeri. Ciao Federico. Buonasera Giulio, buonasera a tutti i telespettatori. Roberto, come detto, decide un gol di Vassallo. La Robur ha gestito la partita da squadra matura e consapevole di sé, specialmente nel secondo tempo. Era una sfida d'alta classifica dove la Robur si è dimostrata nettamente superiore alla Viterbese. Nel mini torneo a 4 delle squadre in testa alla classifica, questa giornata è stata determinante per poter dimostrare, chi non l'avesse capito, che Siena deve e giustamente lottare per la conquista del primo posto. Giocare contro la Viterbese, squadra ben attrezzata in tutti i reparti, non è stato assolutamente facile. È stata una partita, diciamo, lottata centimetro su centimetro per quanto riguarda il primo tempo, dove 30 minuti sono stati a appannaggio del Siena e gli ultimi 15 a favore della Viterbese. Ma è stato il secondo straordinario tempo che ha dimostrato, a chi non avesse mai visto giocare il Siena, quanto è capace e matura questa squadra a nascondere la palla agli avversari. Io penso la differenza dei palloni tenuti sarà il 70% del Siena e il 30% del Viterbese. Questa la dice lunga sulla qualità, la mentalità, la testa, l'aspetto di concentrazione che ha questa squadra quando affronta certe partite. Federico, lo accennava anche Roberto, nel secondo tempo la Robur ha letteralmente nascosto, occultato il pallone agli avversari. È vero che i bianconeri non hanno segnato il 2-0 che avrebbe chiuso la gara, però è anche vero che la Viterbese non ha calciato in porta. Ma a me la sensazione che mi ha dato il Siena nel secondo tempo, devo essere sincero, a parte il patema d'animo, perché comunque vince sempre 1-0, cioè le coronarie sono a rischio grosso, dice ma non si gioca tra... sì, però non si patisce. Io patio tantissimo, sono andato via 2 o 3 volte sinceramente, però la sensazione che mi ha dato è come se io giocassi una partita fra scapole e ammogliati, nel quale negli ammogliati c'è il Benincasa, il Pecchi, altri giocatori, no? Cioè si gioca, poi a un certo punto loro si passano il pallone, che sono stati giocatori professionisti, e a metà del tempo lo dicevo: ragazzi, basta, andiamo a pigliare un caffè perché non mi diverto. Se devo giocare così, ecco, la sensazione della Viterbese mi ha fatto vedere, a un certo punto si sono proprio demoralizzati, arresi, e giovedì a fermo, andavi via. E loro proprio giravano, poi a un certo punto ho detto basta, vabbè, d'accordo, via, passiamo avanti. Quindi è stata una manifestazione di calcio. Ma guarda, io uscendo trovavo un signore, non so chi fosse, sinceramente un osservatore penso, e questa persona parlando mi ha detto, diciamo, il Siena gioca sicuramente il più bel calcio della Serie C, non del girone, della Serie C, e di parecchie squadre della Serie B, come gioco del calcio, dice. Non creda, ma ha detto che in Serie B si vede questa spettacoli tecnica, migliori. Sì, spettacoli migliori, ad alti livelli sicuramente, ma cioè Pro Vercelli, Novara, queste squadre, non creda di vedere queste partite, mi ha detto, dal punto di vista tecnico. Questa è una considerazione davvero interessante. Federico, abbiamo detto dei pregi di questa, naturalmente Federico l'altro, perché ci siete messi accanto per mettermi in difficoltà. Federico Passeri, abbiamo detto appunto dei pregi di questa squadra, del processo anche di maturazione che ha affrontato la Robur in positivo dall'inizio del campionato, però a volte chiudere le gare con un episodio sfavorevole, Gavorrani insegna che potrebbe essere dietro l'angolo, sarebbe essenziale non solo per subire meno sofferenze a livello di tifosi, di addetti ai lavori e quant'altro, ma anche insomma, per mettere in cassaforte il risultato e vincere con più di un gol di scarto. Sicuramente sì, il tifoso per le sue coronarie vorrebbe sempre il risultato in cassaforte, perché il patema d'animo di Fefi ce l'abbiamo tutti, però questo qui l'ho vissuto anch'io come un 1-0 diverso dai precedenti, cioè il Siena ha fatto molti 1-0, però questo qui è stato diverso perché
Quindi non è arrivato in fondo, finalmente abbiamo fatto gol nel primo tempo, che lo diceva anche il telecronista quando ha rivisto gli highlights su Sporttube, anche lui diceva Siena segna nel primo tempo, non è abbastanza un evento, soprattutto in casa, però abbiamo controllato, cioè eravamo padroni del campo, veramente la Viterbese in fondo sarà stata anche la fatica di Coppa Italia, ma ha dato l'idea veramente di schiantare, cioè veramente non erano minimamente pericolosi, non arrivavano in zona pericolo e Siena ha controllato abbastanza agevolmente, quindi è vero è l'ennesimo 1-0, però un 1-0 diverso dagli altri, almeno per me. Cioè, abbiamo sofferto un po' meno. Sì, è il terzo consecutivo e il sesto in tutto il campionato. Non so, Roberto, cosa significhi un dato di questo genere, te che hai un'esperienza calcistica alle spalle. Ma i risultati hanno anche il loro significato matematico. Quindi dobbiamo renderci conto che la solidità difensiva è un elemento determinante e importante di questa squadra. Ma chiaramente se uno legge un giornale è così, ma se uno va a vedere la partita si accorge che dietro tutto questo c'è una organizzazione raffinata, veramente tanto di cappello, anche in campi impossibili, che non è il rastrello, io parlo di terreno. Il Siena ha manifestato un gioco con palla a terra incredibile, e fino a oserei dire quasi all'esasperazione, quando effettivamente si sente accanto a noi qualcuno che è ancora più eccitato, dice buttala via la palla, ma invece continuano loro a giocare palle anche nei momenti più complessi, ed è un merito, vuol dire crederci fino in fondo, ed è una cosa che effettivamente è appannaggio di poche squadre. Prima di proseguire il nostro dibattito diamo la parola anche alle immagini, gli highlights, la sintesi di Rob Urzena Viterbese, la gara del Franchi, e poi torniamo in studio. Campionato di Serie C, girone A, 29esima giornata, luci all'Artemio Franchi per la gara d'alta quota fra Rob Urzena e Viterbese. I bianconeri, mai battuti nel 2018, devono rispondere al Livorno, vittorioso nel pomeriggio sulla Gian Erminio e balzato di nuovo in vetta al girone. Viterbese in grande spolvero dall'arrivo in panchina di Stefano Sottili. Anche a Siena, momento del ricordo e del silenzio per Davide Astori, capitano della Fiorentina, tragicamente scomparso a soli 31 anni. Robura a caccia del nono risultato utile consecutivo e della terza vittoria di fila. Calcio d'angolo per la Viterbese, con la parabola di Sini, Guberti allontana, irrompe Di Palantono, destro violento, Iapichino si immola, la palla schizza verso Gerli che può far correre Vassallo in campo aperto, scappa via con il pallone dell'1-0, Vassallo freddissimo davanti a Iannarilli, 1-0 per la Rob Urzena, Vassallo che semina tutti e insacca il suo quarto gol in campionato, il terzo al Franchi. Siena velocissimo nel ribaltare il campo, Vassallo micidiale nello spazio aperto, che leggerezza della Viterbese che incassa questo contropiede d'angolo a favore. Discreta anche la cornice di pubblico al Franchi, Siena che necessita anche dei propri sostenitori per tornare in vetta, ripartenza della Robur, Gerli altro assist d'oro per Santini che viaggia a sinistra, cavalcata di Santini, pallone dentro, scivola Rinaldi ma Marotta è in ritardo, Rondanini suggerisce ancora per Santini in verticale, solo per un attimo Rinaldi, Marotta l'accoglie di forza, lavora il pallone, Marotta direziona verso Guberti punta a Celiento, Guberti destro al giro, Iannarilli respinge, non impeccabile qui il portiere laziale, Rinaldi poi risolve, Rinaldi apertura per Peverelli, 1-2 volante con Calderini, Boulevardi preso in mezzo, Peverelli sponda, Peverelli la bordata, Pane si oppone, poi D'Ambrosio libera, spinge la Viterbese con la rimessa di Peverelli, lunga per Jefferson, anticipato da Gerli, poi Calderini alza per Van de Putte, D'Ambrosio sbaglia ma anche Van de Putte spreca malamente sotto porta, errore davvero marchiano. Passiamo al secondo tempo, Santini va con l'accelerazione contenuta da Di Paolo Antonio, Santini consegna allora a Guberti prova ad entrare, finta e controfinta, Guberti la rasoiata, Iannarilli blocca. Punizione per la Viterbese sul pallone di Paolo Antonio e Calderini che prende il fondo, supera Gerli, avvitamento di Celiento al lato. E poi Robur con Damian che apre il compasso verso Guberti riceve uno contro uno con Peverelli, staffilata di Guberti sul fondo di un soffio, tiro davvero potente e carico di effetto. Boulevardi si rifugia alla bandierina del calcio d'angolo, rimpallo che favorisce Guberti, palla filtrante per Marotta che si infila, uno sguardo al centro, poi Marotta calcia in porta, pallone sul fondo anche in questo caso. Ultima emozione con Calderini che tocca per il neoentrato Kevin Mendes, tiro da lontano, Pane la tiene lì,
e non corre rischi. Il sogno può così continuare, la Robur rimane in vetta al girone A, ancora più uno sul Livorno, 9 gare utili per i bianconieri di Mignani, sempre più lanciati, 372 minuti di imbattibilità per la retroguardia guidata dal portiere Pane e, come detto, Robur che si riprende la vetta della classifica, gioia irrefrenabile della formazione di Mignani che vola e raccoglie l'omaggio dei propri sostenitori. Roburzena batte Viterbese 1-0. Abbiamo ripercorso i momenti salienti della sfida del Franchi. Federico, ti faccio tre nomi. Federico Castellani, stasera sono un po' in difficoltà. Parla prima Federico Castellani e poi Federico Passeri, altrimenti qui facciamo come il processo di Viscardi che ci accavagliamo. Ti volevo chiederti tre nomi appunto: Gerli, Vassallo, Boulevardi, lo zoccolo del centrocampo. Mi sembra che abbiano giganteggiato, ognuno ha espresso quelle che sono le personali peculiarità in maniera totale in questa partita. Certo. Ma dunque, allora, Gerli è un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale. Ricordiamoci che Gerli venne come illustre sconosciuto e non credo nemmeno nel ruolo che i due mister Vergassola e Mignani, anche se Mignani ovviamente è il capo, però secondo me c'è un legame molto stretto da un punto di vista tecnico-tattico, hanno ritagliato questo ruolo a questo ragazzo, il quale anche imponendolo allo spogliatoio, perché cioè, hanno messo da parte uno del calibro di Cruciani, che non era l'ultimo arrivato, teniamoci bene, non credo sia facile in un team mettere, imporre un ragazzo di un illustre sconosciuto. No, poi ci sono delle gerarchie anche ben costruite. Esatto, quindi l'hanno voluto, l'hanno creato, gli hanno insegnato e credo che Gerli parte della grande carriera che gli aspetterà la può ringraziare Mignani e Vergassola che gli hanno sicuramente insegnato quel ruolo, quindi è un top player a questo punto. Gerli, è inutile nasconderci dietro, è un top player per questa categoria, sì, un top una piacevolissima player. Sorpresa sì, un top player, uno al di sopra di base. Boulevardi anche lì è stato bravissimo Michele a gestirlo, perché un giocatore che dà tanta grinta e determinazione il ritmo alla squadra, però aveva passato dopo un inizio folgorante un momento un po' di appannamento, sì, la discontinuità l'ha un po' caratterizzata, e quindi anch'io storgevo un po' la bocca e dicevo ma come mai non lo fa più giocare, evidentemente la vedeva lunga Michele, che le vede dalla mattina alla sera, e l'ha rimesso ora e il ragazzo ci ha dato quella grinta, quella determinazione, quella spinta che forse in certe partite c'era mancato. Vassallo, il problema di Vassallo è soltanto, essendo un siciliano, è un temperamento un po' focoso ed è uno soggetto sia per il ruolo sia per il temperamento, però si sapeva che è un giocatore di gran livello per la categoria, già a Pistoia quando andò via nel Sorici lo disse. Lo rimpianse. Sì. Calciatore che è anche in scadenza di contratto, poi ne parleremo a fondo anche nelle parti conclusive di questa trasmissione. Rimanendo sulla gara, Federico, c'è da registrare anche una lunga imbattibilità della retroguardia bianconera del portiere Pane, aggiunta a 372 minuti. Quindi i campionati si vincono proprio con le difese. Sì. Era per l'altro, sì, Federico. Assolutamente, no, una volta per una. Sì, una volta per una. Vi do la scossa. No, assolutamente. Prima quando dicevate di tanti 1-0, ma io quando ero piccolo mi ricordo che Sacchi vinceva tutti i campionati vincendo le partite per 1-0, il Milan vinceva sistematicamente. Ultimamente anche la Juventus. La Juve vince i campionati vincendo 1-0, le grandi squadre hanno la capacità di vincere 1-0 e lì si parte da una grande difesa dove sicuramente Mignani è partito a disegnare la sua opera d'arte tattica. Devo dire, tanto merito, probabilmente al reparto l'ha dato anche Sbraga, un giocatore che sicuramente possiamo dire a questo punto essere fortissimo, insomma, per la categoria Sbraga mi sembra un centrale veramente forte, che ha dato tranquillità al reparto, perché D'Ambrosio non è certamente quello dell'anno scorso, c'ha sempre qualche piccola sbavatura in ogni partita, però veramente fa prestazioni rocciose, anche marcatura, insomma. C'è la Jefferson, appunto, no, ma infatti D'Ambrosio, ecco, pur con qualche sbavatura fa partite maiuscole, cose dell'anno scorso non faceva. Titolare. Secondo me sì.
In questo momento la difesa è titolare, è sicuramente quella che dà più garanzie, e devo anche ricredermi su Rondanini, perché per esempio io Rondanini l'ho un po' lo ammetto tranquillamente, l'ho un po' criticato da tifoso. Chi è che non l'ha criticato? No, ma io faccio mea culpa personale. Era una delle prestazioni oggettivamente insufficienti l'anno scorso di Rondanini. Per me assolutamente. Poi ha dimostrato di essere di tutt'altra pasta in questo campionato. Ha dimostrato, mi ha veramente stupito con la Viterbese, dopo mi sembra una ventina di minuti ha lasciato sul posto il diretto avversario, gli manca solo il cross, ecco, se ci avesse anche il cross sarebbe diventato un giocatore veramente veramente fatto 3 gol, questo ragazzo. Appunto, no, ha fatto 3 gol, cioè veramente colpita anche una traversa da Alessandro, un'altra persona, Iapichino è in crescita, quindi ecco, come cosa possiamo dire di questa difesa se non speriamo che si mantenga fino alla fine. Tant'è Roberto che Michele Mignani non ha mai impiegato i 9 acquisti, eccezione fatta per Santini, ma stiamo dibattendo sulla difesa del mercato invernale, Solini, Dossena e Clerc, proprio perché quei 4 dietro danno ampie garanzie. Indubbiamente, il fatto di aver fortificato la panchina ci dà, diciamo, garanzia di avere anche durante la settimana un confronto importante per la conquista del posto, perché se te hai anche altri centrali di difesa che vogliono prenderti il posto, e nelle partite, le partitelle e tutto, si impegnano alla morte, te devi a tua volta impegnarti molto per poter mantenere quel posto lì, perché altrimenti basta che tu scenda di un grado ed è tutto, si mette in discussione. Due messaggi, uno firmato Augusto Passeri, non so se Federico sia parente tuo. Mio figlio, sì. Volevo dire che questo Siena è in grande forma, con un gioco molto veloce e anche preciso, e ha giocato ad un livello che in Serie C non avevo mai visto, e secondo me si potrà tenere aperto il campionato fino in fondo. Augusto la pensa un po' come Federico Castellani. E poi Stefano da Monteroni ci dice: un Pane oggi impeccabile, un Santini gazzella imprendibile, Vassallo gran gol, Marotta egoista purtroppo, insomma tante belle cose e qualcuna meno, ma alla fine grande Robur, grande mister Mignani, avanti così che a Livorno continuano a tremare. Questo è il pane girico di Stefano da Monteroni. Volevo rivedere, grazie all'aiuto della nostra regia, il gol di Francesco Vassallo, che appunto ha permesso alla Robur di superare la Viterbese, questo calcio d'angolo a favore, la palla viene rilanciata da Guberti, di Paolo Antonio va a incocciare su Iapichino e poi Federico Castellani, Gerli ha una grande intuizione per Vassallo. Sì, appunto, queste sono cose, cioè rapidità di testa e di gambe, cioè passaggio preciso, millimetrico, proprio il contropiede classico all'italiana, quella che ci ha fatto essere celebri in tutto il mondo. Casomai io sarei curioso di sentire fare una domanda qui a Vassallo, fa un grande movimento. Sì, certo, a un valente centrale. Al di là della bellezza del gol, della costruzione, cioè, loro. Ecco, cioè, com'è possibile? Cioè, è un momento di disattenzione, perché in quel momento erano, diciamo, propensi a riconquistare spazio a centrocampo, loro avevano già ripreso qualche metro rispetto all'inizio della partita e probabilmente pensavano di fare della loro forza, della loro consapevolezza, un risultato pieno. La difesa si è allargata quel tanto, è bastato per non sono neanche attirare. Fortunatissimi qui nel rimpallo, no, non sono fortunati, ma diciamo la copertura ci doveva essere assolutamente. Ora, tra l'altro, questa rete almeno a me personalmente ha ricordato un gol simile che il Siena subì però quando ancora disputava il campionato di Serie A. Ora, se la regia è pronta, lo vediamo, mentre Vassallo vede, si invola verso la porta e riesce a trafiggere Iannarilli a questa rete qui, segnata da Cerci nel gennaio del 2013, quando il Siena perse 3-2 a Torino. Vedete con Vergasso, l'ultimo uomo su Cerci, in questo angolo il Siena si fece trovare scoperto. Un paragone che abbiamo ritrovato, non so Roberto quanto sei d'accordo su questa situazione. No, ma i concetti sono uguali, però chi ha tirato in porta della Viterbese è il centrale. Sì. In quelle condizioni chi tira deve essere consapevole, la palla va o in porta, non è quella, può buttare nella mischia, perché poi sa che quel buco che lo ha lasciato è vuoto. Quindi, aspetta Federico, se no Roberto non rientra in audio. Se quando subisci i gol così sono
dei gol che ti bruciano, perché chiaramente l'hai pensato anche durante la settimana, certe sì, tagliano un po' le gambe, Un po' le gambe, sì. Qui non è Iachini ebbe la geniale idea di porre Vergassola sul cerchio ultimo, ma comunque sorvoliamo Federico, insomma, ti ricorderai sicuramente Federico Passeri questa rete che insomma abbiamo voluto accostare. Commentavamo un 2-2 dietro, veramente così è abbastanza. Non mi ricordo però in che momento della partita eravamo. Sul 2-1 per il Torino, poi. Ah, ecco, cercavamo una rimonta. Anche più d'uno. Anche Brienza fece un gol simile. Ora mi coglio in questo momento impreparato, però. Brienza, col Pescara. Verificheremo. Che partì da solo. Comunque non so se sul calcio d'angolo a favore per gli avversari, comunque abbiamo visto a sufficienza questo gol, tra l'altro non ci fa proprio gioire, perché ci riporta anche ad altri tempi. Volevo una cosa, ieri sera hanno fatto vedere in televisione la partita Padova-Bassano, prima in classifica del girone B e seconda in classifica. Di Colella. Ragazzi, è un altro sport. Perché le pallonate in alto, in basso, per terra, due passaggi a fila non ci sono stati. La partita è finita comunque 2-1, ma è stata una partita senza nessun costrutto tattico, senza nessun costrutto tecnico. Noi le partite che abbiamo visto quest'anno, anche la mediocre di quelle che abbiamo visto, è sempre stata una partita accettabile. Quindi rivendica anche una superiorità del girone A su quello momento, B. Al momento quello che fa vedere il Siena nelle proprie partite è senz'altro di un livello importante. Devo interrompervi perché abbiamo la pubblicità, siamo andati anche leggermente lunghi in questa prima parte. Rimanete con noi, i consigli della nostra rete e poi di nuovo insieme con Calcio Spettacolo per la seconda parte. Siamo tornati in onda per la seconda parte di Calcio Spettacolo. Riparto da Federico Passeri perché abbiamo commentato la rete di Vassallo. Di Vassallo giocatore in parte abbiamo discusso, però questo è un cursore che è arrivato alla sua quarta rete in questo campionato, davvero un bottino interessante per un centrocampista. Come detto, la società attualmente non ha fatto trapelare nulla di ufficiale circa un rinnovo di contratto o in via ufficiosa la possibilità di trattare per prolungare la sua permanenza a Siena, forse aspettano il destino, l'epilogo della squadra in questo campionato, però Vassallo si sta rivelando un tassello imprescindibile. Corretto, lo penso anch'io, infatti anch'io sto seguendo la vicenda del rinnovo del contratto suo e di Apichino, che mi risultano essere due giocatori. Poi ci sono anche Rondanini, Guerri e Panariello in scadenza. Sì, e Vassallo e Apichino credo che potrebbero costituire un investimento anche in caso dell'auspicata promozione in Serie B. Perché però sicuramente la società avrà allacciato dei rapporti con i procuratori in questo senso, cioè ci saranno, spero, degli accordi per ogni evenienza, diciamo. Quindi io credo che siano due giocatori, Apichino e Vassallo, da rinnovare, sicuramente ai quali rinnovare preventivamente il contratto, ecco, e poi magari uno vede, perché a differenza di tanti altri della Serie C credo che questi due abbiano mercato, perché poi alla fine vedo che tanti in Serie C il mercato lo fanno perché si svincolano e poi si riaccasano verso altre squadre. Sì, ormai è costume di queste categorie, anche in Serie B. Sì, di un mercato con pochi denari. Iachini e Vassallo credo invece che un rinnovo del contratto potrebbe far comodo proprio alla società. Però ti chiedo sempre se Federico Passeri, la proprietà potrebbe attendere, la tattica potrebbe essere quella di vedere in quale categoria giocherà la Robur per la prossima stagione, magari in caso di Serie B Iachini e Vassallo potrebbero anche non rientrare nei piani dei quadri dirigenziali. Lo vedo un po' difficile francamente questa strategia, ecco, ripeto, secondo me io a loro due rinnoverei comunque, ecco, magari indipendentemente dall'esito perché credo quantomeno possano far parte di una rosa anche per la Serie B, visto che ormai hanno fatto un campionato veramente da titolari inamovibili, hanno sempre giocato, sono giocatori in salute, insomma io credo che possano costituire un investimento a prescindere da calcoli in base all'esito della stagione.
Voglio sentire anche Federico Castellani sul punto, però prima c'è un messaggio che ti interpella, ci dice: se Pane facesse come Bastiani, per chiarimenti chiedete al Fefi, firmato il Bastia o il Bastia, non so dove voglia. Dire? Non l'ho capita. Bastiani, il record di 1076 minuti. Ah, Roberto ci porta tutti a scuola. È un periodo storico per il Siena di allora. Dunque, vabbè, ora parte, ma io non parlerei tanto di questi record, andiamo avanti ragazzi, ecco bravo, non ce ne andiamo avanti. Non porterà neppure bene. Andiamo avanti, passiamo oltre. Quindi detto questo, ma io ho delle idee mie su questa cosa. Allora, secondo me, se proprio si vuol parlare di rinnovi, ci sarebbe un rinnovo forse più importante di Vassallo e di Iapino. Andiamo, se indovino, l'allenatore. Gli allenatori. Parliamo di Mignani, cioè voglio dire, allora se proprio, perché questa società nella sua di come ha agito bene quest'anno, perché dunque la proprietà ha fatto la proprietà, va bene? E quindi ha rispettato tutte le cadenze, ha rispettato tutti gli oneri e tutti il loro dovere di pagare nei tempi e nei modi giusti i professionisti che lavorano per la società. E questo gli va riconosciuto. Sì, anche nella passata stagione, quando i risultati sul campo non si accompagnavano. Appunto, sì, l'anno scorso, chiudiamo, vediamo quest'anno. Poi, i due direttori sportivi, perché come ci sono due allenatori, ci sono due direttori sportivi, inutile fare, cioè Giovanni sì, Dolci sì. E Vaira, hanno fatto la squadra senza cadere nella tentazione personalistica, per interessi personali, di far venire a Siena giocatori, imporre dei giocatori all'allenatore. Segno ineluttabile penso sia stato Santini, perché io credo che loro potessero, avessero la capacità di far venire per esempio il famoso, passatemi il termine, Bove, che era chinellato. Credo che, io penso, visto che l'aveva avuto Giovanni Dolci a Como, non credo fosse stato un problema fra chinellato andare a Alessandro a Siena. Però mi risulta che Mignani non volesse quel tipo di giocatore e quindi hanno detto: che vuoi? Dice che quindi vuoi. Una strategia quindi condivisa sul mercato. Una strategia condivisa, non hanno mai imposto dei giocatori all'allenatore, capito? Sembra che ci sia veramente una sinergia fra l'allenatore, i suoi schemi, sì, i suoi dettami tecnici, cosa che non è usuale, perché spesso i direttori sportivi poi vanno per propri interessi. Quindi, certo, quindi il confronto interno è stata l'arma quindi, vincente in serie di calcio mercato e di impostazione. Quindi io vorrei dire, devo essere sincero, qui hanno lavorato tutti bene, ragazzi, a partire dalla società, da questi signori hanno fatto la squadra, da Mignani che ha allenato sì, i giocatori, ha fatto sì, le sue scelte, dai giocatori hanno risposto, sogno evidente che l'orchestra è in accordo. Per i rinnovi, io non lo so sinceramente, dunque il mercato della Serie C è un mercato che non esiste, parliamoci chiaro, in Serie B è diverso, ma in Serie C il mercato non esiste, non esiste, cioè De Feo, io credo che, è andato a fare la panca ignominiosa, credo che, anche infortunato. Insomma. Io non lo so, ma io non credo che il Siena ci abbia realizzato soldi. No, no, questo almeno in quello, forse 50.000? Le notizie in mio possesso, ecco, certo, ecco, non c'è stata una plusvalenza. Io non ho notizie in merito, ma credo che il giocatore che poi ha dimostrato la Serie B li stavano stretta molto di più, perché non è sceso nemmeno mai campo nell'ultima in classifica, quindi non è che poi questo De Feo sembrava fosse un giocatore da farci il mercato. Il mercato in Serie C non esiste. Quindi è sottile il discorso dei rinnovi, è sottile il discorso dei rinnovi, perché giustamente un conto è rimanere in Serie C, un conto è andare in Serie B. Se vai in Serie B fai patrimonio e allora ti conviene fare il contratto, se rimane in Serie C no. Quindi attenzione, lasciamoli lavorare. D'altra parte questi due giocatori che avete detto, gli Apichino e Vassallo, hanno tutto l'interesse di rimanere a Siena, anche fosse... Voglio dire che il Siena, per come è strutturato ora, sicuramente è una squadra, è una società che farà un campionato molto probabilmente di vertice. Ci si muove difficilmente, ecco, nell'ideale dei giocatori. Quindi hanno tutto l'interesse di rimanere sì, a Siena, quindi
facciamoli lavorare. Hanno dato dimostrazione, Vaira e Dolci, secondo me, di aver lavorato, a differenza dell'anno prima. Esatto, chiarissima la tua filosofia, la contrapposizione. Anche noi abbiamo riconosciuto all'interno di questa emittente meriti alla dirigenza bianconera. No, assolutamente, però certamente rispetto a quello che furono. Ovviamente aspettiamo alla fine. Rispetto, Roberto, ai risultati dell'anno scorso, sicuramente quest'anno c'è stato un miglioramento. Volevi far vedere però, Roberto, una cartolina molto simpatica. L'altra settimana nella contrada del Drago c'è stata, nella mia contrada, qui vediamo in primo piano, c'è stato un simpatico omaggio da parte di Emilio Giannelli, che ha fatto regalo a tutti i presenti di questa vignetta, dove chiaramente un drago con la maglia bianconera, diciamo, bruciava un attimino le natiche al Livornese. Quindi è una cosa curiosa, simpatica, che effettivamente il grande genio di Emilio Giannelli ci ha potuto regalare. E che sia di buon auspicio naturalmente per il derby di Livorno di martedì prossimo. E due messaggi: la cosa che mi colpisce di più è l'esultanza dei giocatori a fine partita dopo la vittoria. Giusto. Come se ogni match fosse una finale, segno di un gruppo eccezionale e di fame di arrivare ad un traguardo glorioso. Non trovate? Questo era il messaggio di Davide. Roberto, mi sembra giusto, che ti trovi in linea. Giustissimo. E poi domenica trasferta molto difficile, il Monza ha perso una sola volta in casa con l'Arezzo, nemmeno il Livorno vi ha vinto nel suo momento migliore, vincere sarebbe fondamentale per arrivare davanti allo scontro diretto, forza Sinone. Messaggio di David, che deve avere un po' di pazienza perché il Monza sarà oggetto della parte finale di questa trasmissione. Sentiamoci anche Marco Maffè, almeno chiudiamo il cerchio sulla sfida fra Robur e Viterbese, tattica a tavolino e poi di nuovo in studio. La Robur nella partita contro la Viterbese mette in campo qualità tecnica, mette in campo corsa, mette in campo consapevolezza dei propri mezzi, tanta buona volontà, e noi con questi ingredienti non può che uscire fuori una partita di spessore, alto spessore per la categoria, per la Serie C. Come sono andate in campo le squadre? Il Siena è andato in campo con i consueti quattro difensori, Rondanini confermato a destra, Sbraga, D'Ambrosio centrale, Iapichino a sinistra, Gerli, Boulevardi e Vassallo a centrocampo, trequartista, ormai un trequartista che poi si muove per tutto il campo, Guberti, Marotta e Santini a fare le punte. La Viterbese ha risposto con un 4-4-2 che adotta frequentemente, con gli esterni piuttosto larghi e due punte che hanno giocato quasi sempre in orizzontale. Una volta passato un vantaggio con un fulmineo contropiede, il Siena ha avuto la capacità di gestire molto bene la palla. La Viterbese di contro, per cercare di attaccare i bianconeri, ha alzato le ali, passando così a un 4-2-4 che praticamente ha dato questo effetto. Questo lo si è visto in particolar modo nell'arco del secondo tempo, ha fatto sì che i due centrocampisti centrali giocassero contro i tre centrocampisti del Siena. Il Siena ha rischiato poco in termini, anzi direi niente, in termini di palle gol subite, però si è messo a giocare quasi costantemente in 4 contro 4, cioè ha accettato il 4 contro 4, e qui è stata veramente forte la linea difensiva del Siena, perché quando la palla veniva sui lati, a parte c'era il raddoppio costante e questo aiutava tantissimo, ma soprattutto si riusciva a tenere stretto il campo, cercando di riuscire a coprire ugualmente anche l'esterno opposto, e in questo il Siena è stato veramente forte. Altra nota importante è la prestazione di Cerli, chiaramente fra la linea di difesa, la linea di centrocampo del Siena e il re di centrocampo del Siena, Cerli ha avuto la possibilità di gestire molto bene i palloni, poi chiaramente con la capacità tecnica che ha è riuscito a far fare al Siena quel possesso palla, insieme a Boulevardi, insieme a Damian che poi successivamente è entrato, quel possesso palla che nel secondo tempo ha nascosto praticamente il pallone agli avversari che hanno dovuto rincorrere a destra e a sinistra questa palla senza riuscire più a produrre niente di che nella porta del Siena.
Questa è la disamina tattica di Marco Maffei. Federico Passeri, ti chiedo, Mignani ha citato anche Samuele Neglia nella sua conferenza stampa di post partita, encomiando l'ex calciatore della Viterbese proprio perché è entrato negli ultimi due minuti e insomma, per aver dato veramente l'anima in quei pochi istanti nei quali Neglia è stato in campo, con la bava alla bocca, no? Come si dice nell'ambiente sportivo. È una delle note che fanno lieti anche i tifosi perché vedono coesione di gruppo. Neglia, quando è entrato, per l'intervento che ha fatto nei soli due minuti che ha giocato, che secondo me potevano essere tranquillamente anche di più, non tanti di più, ma insomma forse qualche minuto in più se lo poteva anche permettere, però veramente è entrato in un atteggiamento per giocare due minuti veramente, veramente valido e che dà segno della bontà di questo gruppo. Ma come Cruciani, che è il primo a esultare e che spesso si fa ammonire dalla panchina per la troppa esultanza, come quell'abbraccio corale della panchina a Vassallo che fa gol, è veramente un ambiente anche da quello che poi i calciatori sì, dichiarano a fine partita, che appare sano, e questo ai tifosi fa sicuramente piacere. Lo stesso Terigi, che ha salutato, è andato via in punta di piedi tranquillamente, asserendo di aver lasciato un gruppo valido, dice solo perché vorrei trovare più spazio, ma insomma ha fatto capire che spesso veramente... no, che il gruppo sia affiatato si dice anche per retorica nel calcio, però ma mi sembra che non sia il caso di questa stagione, dove veramente ognuno corre anche per il proprio compagno, e anche fuori dal campo insomma ragazzi si frequentano e sono molto affiatati. Questo esatto. È naturalmente cosa che spero non sia a Livorno, per esempio, perché a Livorno c'è anche malumore. Roberto, Neglia potrebbe far comodo nella partita di Livorno? Tutti fanno comodo, specialmente come si stanno ponendo adesso. Se fossi al posto del qui presidente Stellani a dare voti, sarei partito da Neglia, voto 8, ma non tanto per quello che ha fatto, quanto quello che rappresenta come panchina. Lui e Damian hanno fatto veramente cose egregie quando sono state chiamate agli ultimi minuti a reggere la baracca, quindi utile veramente pensare che tutto quello che stanno manifestando in campo i ragazzi, qualche cosa che se lo sono conquistato minuto dopo minuto dall'inizio del ritiro, e questo è un grande merito di tutto l'ambiente che si è creato intorno a loro. Tanto movimento, Roberto, di Santini e Marotta nella sfida di sabato, però anche un po' di confusione, hanno giocato anche lontani fra loro. Secondo me non è facile giocare accanto a Marotta, perché Marotta è considerato un leader, e quando un centravanti, perché lui sarebbe un centravanti, ha un 10 sulle spalle o ha voluto un 10 sulle spalle, c'è un significato anche di io sono colui che porta il 10, ed è una situazione nel calcio alla sua importanza. Quindi Marotta deve primeggiare. Marotta è un leader, e prima dell'avvento di Santini e di Guberti era lui che ha retto le sorti della squadra, era lui che ha fatto bene o male sognare quelle poche volte l'anno scorso i tifosi, quindi ha dimostrato l'impegno, l'abnegazione, anche rientrando spesso a dar manforte ai difensori, che era veramente un leader, ed è un leader lo stesso anche quest'anno. Pertanto giocare accanto a una persona così, con personalità, che poi segna, che determina certe giocate, bisogna uno lo spazio se lo cerchi. E al di fuori della prima partita Santini penso l'abbia capito e sta correndo come un matto per potersi trovare lo spazio che si cerca. Quindi anche un atto di umiltà di Santini. Sì. Federico Castellani, parafrasando un po' le tue pagelle, abbiamo detto cosa va, cosa non va invece nel Siena. Ma io l'unica cosa che non va è questo cosa va, cosa non va, che è il tuo marchio di fabbrica. È il mio marchio di fabbrica. Niente, io l'unica cosa mi piacerebbe vederle chiudere un pochino prima le partite, ma non solo a me, anche a Guberti stesso, perché Guberti giustamente da ragazzo intelligente, un calciatore che ha calcato campi importanti, anche lui ha detto ci manca la capacità, il cinismo di chiudere le partite quando sono di manifesta superiorità. Fra l'altro vorrei dire una cosa, ecco, fa conto che noi siamo una macchina che abbiamo 6 marce, noi ora stiamo andando in quinta.
possiamo mettere la sesta. Secondo me in che cosa consiste la sesta? La sesta consiste che dopo ti ha fatto un gol, a un certo punto ci sa questo gioco, sempre un fraseggio quasi ossessivo, no? Che si porta dalla difesa fino al centrocampo, fino addirittura all'attacco, perché se te vedi l'azione d'attacco c'è Marotta che passa a quell'altro, io la do a te. Cioè, alle volte bisogna, secondo me, anche essere un pochino più speculativi e capire il momento della partita e dire no, basta, cioè, ora non si fa passaggini, ora si tira una, si tira una fiammata e si fa gol. Meno franella, esatto. Cioè, non mi consigli anche per i nostri allenatori. Anche perché è un gioco quello, è molto dispendioso, che necessita piedi e testa e condizione psicofisica, assolutamente un plauso anche ai atletici, ci hanno dato in questo momento proprio una squadra, diciamo, tra l'altro gli stessi della passata annata, disastrosa dal punto di però vista l'hanno fisico, studiata bene, esatto. Veramente quest'anno tutto l'opposto del, cioè, alla fine stagione. Succede che spesso anche la lucidità per fare certi fraseggi magari al trentesimo del secondo tempo non ce l'hai, quindi sprechi delle occasioni dove magari uno dice ma perché non ha tirato, ma perché non si è liberato, è anche vero, Federico, che Michele Mignani spesso mette mano tardi alla panchina con le sostituzioni, è cambiato. Anche questo in corso d'anno ho notato un cambiamento, perché prima noi abbiamo vinto delle partite del giorno d'andata, secondo me, grazie alle 5 sostituzioni, perché veramente vedevo che il Siena metteva in campo giocatori freschi e validi, mentre gli altri obiettivamente non avevano i 5 cambi che garantiva il Siena. E devo dire che delle partite le abbiamo vinte anche così, quindi lì c'era molta rotazione, soprattutto a centrocampo e in attacco. Nelle ultime partite si è un po' arrestata questa rotazione, tanto più che mi sembra faccia fatica ad arrivare a 3 cambi, o meno, perlomeno è stata anche la polemica 3. Del cambio di Guberti al 60esimo, che era diventata una costante. Sì, allora, quella era diventata un po' effettivamente una costante, un po' stucchevole, sì, francamente per il tifoso, perché poi vedevamo che chiaramente poi il diretto avversario di Guberti, tolto lui, si prendeva qualche liceità immediata offensiva, e questo dava effettivamente un po' fastidio. L'ha capito subito, perché dalla partita dopo Guberti ha fatto 88 minuti, se non sbaglio, quindi vuol dire che, però ecco, questo fatto di non fare più le 5 sostituzioni, secondo me è positivo, è poco positivo per chi sta in panchina, purtroppo, però è sicuramente positivo, uno, per la condizione atletica, che veramente vediamo che in questo momento è al top, quindi evidentemente i giocatori reggono, e essendo ragazzi di 30 anni bene 90 minuti li reggano bene, ma poi anche perché evidentemente la squadra ha trovato una sua organizzazione e non è da cambiare. Pausa e poi torniamo per l'ultima parte di Calcio Spettacolo, state con noi. Di nuovo in onda con Calcio Spettacolo, ripartirei da un messaggio prima di parlare anche del Monza, prossimo avversario, e di tracciare anche un punto sul campionato di Serie C. Il messaggio riguarda Fabio Gerli, ce lo invia Alessandro, che ci dice: oltre i nomi fatti di Vassallo e Iapichino per il futuro, secondo me c'è però un giocatore che quest'anno ha fatto passi da gigante, prendendo le chiavi del centrocampo e dandogli ordine e tempi. Fabio Gerli, secondo me ha un grande futuro e spero di vederlo in grandi palcoscenici con la maglia della Robur. Alessandro, non so quanto il tuo desiderio potrà essere accolto, perché almeno in questo momento la Robur non è proprietaria del cartellino di Fabio Gerli, appartiene appunto sì alla Virtus Entella. C'è anche la possibilità che l'Entella retroceda in Serie C, una salga in Serie B, però non so se questo sposterebbe o meno gli equilibri. Comunque Gerli, almeno a giugno, è destinato a tornare alla base. Ne abbiamo ampiamente parlato, siamo d'accordo, Alessandro, con la tua considerazione. Vediamo la classifica aggiornata, una graduatoria che si apre con la Robur in testa al gruppo A con 55 punti, Livorno 54, leggo a beneficio di chi ci stesse ascoltando per radio, Pisa 48, Viterbese 46, Carrarese 40, Alessandria 39, poi a 36 il terzetto Gian Erminio, Monza ed Olbia, a 35 la coppia Pistoiese-Piacenza, 34 a Zachena, 31 per propria Piacenza, Lucchese e Pontedera, 28 Arezzo con 3 punti di penalizzazione, 27 Cuneo, 22 Gavorrano, chiude il Prato a 19, gli asterischi simboleggiano le partite in meno, addirittura l'Arezzo ne ha 3 per le note vicende societarie che conosciamo ormai a menadito, 2 ne ha il Monza e tutto il resto, insomma, potete vederlo sui nostri schermi. Pagare, sembra.
Sai Federico, è dura. Dicevo 170.000 perché... euro hanno raccattato, no? No, mancano, no ne hanno raccolti circa 200.000 e devono arrivare a 372.000 euro entro venerdì, che è il termine ultimo per l'adempimento degli stipendi. Poi giovedì si svolgerà in Camera di Consiglio al Tribunale d'Arezzo l'udienza fallimentare, potrebbe essere o meno concesso l'esercizio provvisorio al club Amaranto, lì è lo snodo fondamentale, l'esercizio provvisorio è essenziale perché l'Arezzo possa, appunto, come dice la prova stessa, proseguire nel campionato. Questa era una parentesi sull'Arezzo. E questo, Roberto, voleva arrivare proprio a questa domanda, rivedendoci anche la classifica. Sì, è un campionato falsato perché, indipendentemente da tutto, non sappiamo più se i giocatori si sono allenati, non si sono allenati. Il trend agonistico che uno abbandona per un mese e mezzo non lo riacquista, certo, in un'unica partita. Poi avranno da fare tanti recuperi. In due settimane dovranno fare 6 partite, quindi non avranno una rosa numerosa. Quindi è decisamente una situazione che ha falsato il campionato. Ed decisione però della Lega, perché il vertice della Serie C che ha deciso di rinviare tutte le partite dell'Arezzo finché il Tribunale non si fosse pronunciato. Sì, questa è un'altra decisione assurda, ma chi c'è a capo di questa federazione, insomma, alla fin fine? Si sta andando verso la fine di un campionato dove ci saranno addirittura i play-off, i play-out, e si accumulano partite su partite. Qualsiasi partita faccia l'Arezzo, se dovesse, diciamo, non arridere ai colori aretini, tutti penseranno che è dovuta a queste scelte sbagliate. Ma del resto abbiamo anche visto tutte le riunioni che hanno fatto per voler cercare di recuperare la situazione, mi sembra già disperata molto prima di quello che avevano detto. Ora, non ci aiuta questo, non ci aiuta, perché chiaramente si sperava in un confronto diretto in un momento in cui l'Arezzo era ben in una classifica ben diversa, sì, che sì, ambiva a fare i play-off. Ora invece ci troviamo in una situazione dove l'Arezzo deve lottare per la retrocessione in un contesto dove gli altri sono agguerriti e l'Arezzo probabilmente non si sa neanche se i giocatori si allenano, se si allenano, dove si allenano, con chi si allenano. Sì, questo è un nodo che veramente spinoso, sarà sciolto comunque con questa sentenza del Tribunale. Da lì si saprà o meno se l'Arezzo verrà concesso di proseguire il campionato. Forse il problema che ha generato il primo rinvio era proprio che c'era Arezzo-Livorno. Cioè, probabilmente sì, se l'Arezzo invece di giocare proprio con Livorno, che quindi era all'attenzione di tutti, giocava, che ne so, con la Lucchese, probabilmente lo facevano diverso, giocare, dai, via. Il problema è che proprio con l'Arezzo, cioè con l'Arezzo-Livorno, il dare il là ai giocatori che non venivano già pagati, no? C'era tutto il discorso della messa in mora, dello sciopero, si va con mezzi propri. Se straperdevano con Livorno, tutti a dire, vedi, con Livorno. Quindi questa forma di garantismo, secondo me c'è stata una forma di garantismo forte. Hanno detto fermiamo tutto fino a che non si vede. Quello è emerso prima della partita di Livorno è una cosa che si stava trascinando da 2 mesi. Capito? È esplosa, no? Sì, perché era arrivato il termine per il pagamento degli stipendi non rispettato, perciò da là, dopo tante promesse, i proprietari si sono tirati indietro. Lì a Pontedera l'Arezzo si andò con le macchine proprie, purtroppo ce lo ricordiamo, è successo anche a Siena con giocatori che arrivarono a piedi allo stadio. Federico Passeri, questa classifica, insomma, ci dice che la Robur a tutti gli effetti lotterà fino in fondo per la promozione diretta, che mi sembra si sia ristretta a 2 squadre. Ci dà la bellissima notizia che finalmente il gruppo dei 4 si è rotto e che quindi almeno, facciamo gli scongiuri, ma almeno in caso che tutti non speriamo, ma insomma, di secondo posto, comunque quello almeno dovrebbe essere più o meno abbastanza garantito, che è comunque un bel vantaggio. Sì, un accesso privilegiato. Io condivido il fatto che il girone A è decisamente migliore qualitativamente degli altri, certo c'è purtroppo il girone C, che sì, non si sa mai che potrebbe venire, certo, fuori da lì, Catania, cioè Catania, Trapani, esatto, magari, sì. Però, Lecce se non vincesse il campionato. Però ecco, nel caso non ce la facessimo, tutti speriamo che sì, ma che non ce la facessimo arrivare ai primi, il secondo posto sembra blindato e questa è già una notizia ottima, perché il Pisa... sì, tra l'altro il Pisa anche deve osservare sì il turno di riposo come sera, ma anche una partita in più perché non ha subito rinvii nel proprio campionato. Dici, perché se non si pensa al secondo posto come un traguardo importante, si evita di caricare di responsabilità questa squadra che non, certo, deve assolutamente avere un peso in più, no, di quello che c'ha. Stanno viaggiando e veleggiando sull'entusiasmo se fossero ragazzi di primo pelo, e quindi non dobbiamo assolutamente togliere questa situazione.
devono gestire da sé, noi ci possiamo andare dietro, possiamo aiutarli in certi frangenti, in certe partite, ma nulla di più. Il resto sta a Federico Castellani, scusa, voglio farti commentare un'altra classifica, perché questa insomma l'abbiamo snocciolata e vista migliaia di volte, una graduatoria che riguarda il 2018, da quando il campionato ha ripreso il via, e vede insomma il Siena nettamente in testa con 18, seguita da Piacenza, Pisa, Alessandria, Carrarese a 12, Livorno è penultimo con 5, quindi il Siena è nettamente la squadra più in palla di questo girone di ritorno. Ma di gran lunga? Sì, sicuramente, ripeto, il Siena è arrivato, io non lo so, ma normalmente si dice sempre i campionati si vincono a marzo, no? A primavera. Noi siamo arrivati in questo momento nella condizione psicofisica migliore. Abbiamo fatto il mini filotto di 3 vittorie consecutive, casa, fuori, casa, cosa che non c'era capitato. È vero. Cosa non c'era mai capitato, anche se noi avevamo avuto un andamento, diciamo, senza grandi picchi, ma abbastanza standard, lineare, no? Sì. Lineare, qualche sconfitta, però vincevi fuori, ti ripigliavi, a differenza di Livorno, che ha avuto la fiammata, ha fatto proprio una cosa di questo genere, e poi però a 5 punti, cioè, ha avuto un crollo verticale. Un crollo verticale, e questo è un altro motivo per il quale dico che... Cioè il Siena ci deve credere, ci deve poi credere. La Roma... Casomai io sono curioso una cosa, sempre velocemente, perché poi abbiamo Filippo Tozzi. I giocatori, secondo te, nella tua esperienza, se ne rendano conto quando ce la possano fare? Cioè, certamente sì. Cioè, lo sanno. Momento, c'è un momento in cui tutto il mosaico va in un certo modo. Si compatta tutto, mentale, psicologico, fisico, entusiasmo, ambizione, prospettive, e sembra incredibile, tac, ti dice, beh, allora si vince. Lo sanno. Lo senti dentro, poi possono succedere cose che a un certo campo, momento scatta la scintilla. Sì, è una scintilla, qualche cosa che è veramente dovuta alla maturazione, al senso del sacrificio, alla professionalità di questi ragazzi che effettivamente... Quello che ha esperienza l'avverte nella crescita dell'anno. Quello che non ha esperienza, i 20 anni, 21, 22, perché vengono trascinati dentro da quelli che hanno esperienza. Quindi è un connubio di persone, un contesto armonico che è difficile da spiegarsi, perché sono 23, 24 persone che agiscono all'unisono con tutte quelle che possono le difficoltà del campo, ecco. Filippo Tozzi ci fa il punto sulla giornata di Serie C appena trascorsa con i risultati e i numeri, e poi torniamo in studio per parlare del Monza. La 29esima giornata del girone A di Serie C vede il ritorno alla vittoria del Livorno, che di fatto spezza la maledizione di questo 2018. Da incubi al comunale di Gorgonzola di Amaranto, battono il Giana Erminio per 2-0, il più classico dei risultati, un gol per tempo, entrambi messi a segno da Murillo, e i labronici si riportano in scia della Roburziena, che vanta al momento nella casella delle partite giocate una partita in più nell'altro big match di giornata, oltre ovviamente a quello del Franchi, del quale non parlo per l'evidente preminenza dello studio di Giulio Valenti e dei suoi ospiti. Il Pisa accarezza il sogno della vittoria contro l'Alessandria, sembra poterne interrompere la striscia vincente di questa formazione veramente rinata. Guscher porta in vantaggio i nerazzurri, un vantaggio che purtroppo per gli uomini di Michele Pazienza muore al 95esimo minuto con il gol di Marconi. In ambito playoff tuttavia non si ferma la Carrarese, che spugna la terra sarda, il Bruno Nespoli, contro l'Arzachena sul mantello, diciamo così, dell'attuale capocannoniere del girone A, ovvero sia Francesco Tavano. Tutti i suoi i 3 gol che portano decisamente al comando i marmiferi, e diciamo così la reazione sarda si compone dei gol di Nuvoli, che nulla può però nel far cambiare la direzione presa ormai dai 3 punti in direzione di Carrara. Pareggio invece a reti bianche per l'altra formazione sarda, l'Olbia, che in terra piemontese non va oltre lo 0-0 contro il Cuneo, impegnato in una lotta a salvezza che si fa ogni giorno sempre più avvincente. Infatti proprio a proposito di lotta a salvezza si riaccendono le speranze del fanalino di Coda Prato, che batte per 1-0 il Propiacenza che cade sotto l'ottavo sigillo stagionale di Ceccarelli, e i Lanieri accorciano le distanze dal Gavorrano proprio fermato sul 0-0
dalla Lucchese in casa al Porta Elisa, e infine la più classica delle sfide tra il maestro Paolo Indiani e l'allievo Ivan Maraia in Pistoiese Pontedera. In questo caso non si verifica lo scenario in cui l'allievo batte il maestro, perché la Pistoiese di Mister Indiani regola con un 3-0 senza appello i ragazzi di Maraia, 3-0 firmato da Minardi, Ferrari e Picchi. Per il punto su questa 29esima giornata di campionato è tutto, un saluto da parte di Filippo Tozzi. Velocemente sul Monza, prossimo avversario, Monza con 36 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Monza che in casa ha un andamento davvero ottimale, perché ha perso una sola volta con l'Arezzo, tra l'altro all'andata maturò al Franchi proprio la prima sconfitta della truppa di Mignani contro la formazione di Zaffaroni. Federico Passari, prima di inoltrare proprio la nostra analisi sulla gara, ti chiedo, occhio alle diffide, Iapichino, Marotta e Sbraga potrebbero giocare con il freno a mano tirato, questi tre, in vista del Livorno? Purtroppo sì. Purtroppo questo timore ce l'ho, perché a livello mentale, sapendo che il martedì c'è il big match di Livorno, giochi come già ammonito, tra virgolette, però cioè, almeno in partenza, poi magari, che ho un po' giocato, quindi poi magari quando sei in campo ci pensi un po' meno, ci pensi prima, secondo me, ti nuoce un po' a livello di preparazione della partita, poi quando sei in campo tanti calcoli non è che li puoi fare. Che ti devo dire, speriamo insomma che l'arbitro che abbiamo visto essere quello di Sansepolcro Siena Marchetti di Ostialito, non ci voglia male, e che in qualche modo non sia di cartellino facile, che quindi a Livorno Mignani possa avere tutta la truppa al completo. Però certo è un handicap. Io ero abbastanza convinto, poi mi ha smentito, che Marotta si facesse ammonire contro la Viterbese. Sì. Io ero abbastanza convinto, infatti a qualche amico in curva gli dicevo stai tranquillo che alla fine qualche cosa la fa per forse ci ha provato ma non c'è riuscito. All'inizio mi sembrava ci provasse. In una squadra così con il campionato che sta facendo, brucia non fare anche la singola partita. Monza che non gioca da due settimane, perché le sono state rinviate le partite contro il Prato per maltempo e ad Arezzo per i motivi che abbiamo elencato in precedenza. Un'ottima difesa, 22 gol subiti, la terza del girone, viene subito dopo il Siena in casa, come detto ha perso una partita e ha la miglior difesa interna assieme al Pisa. Sarà una partita molto difficile. Roberto, c'è il rischio però di sottovalutarlo questo Monza pensando al Livorno? No, non dobbiamo pensare al Monza, appunto il Livorno è una cosa conseguenziale, perché è vero che c'è la partita diretta al Monza, ma il campionato si gioca contro Livorno, tutte e due le cose vanno di pari passo. Non sarebbe un errore tragico quello di dire pensiamo a Livorno, perché a furia di pensare poi alla fine non si raccatta niente, quindi cerchiamo un attimino di giocare e ricordiamoci quello che è successo, lo stiamo rivedendo, con la partita dell'andata dove effettivamente loro ci hanno messo estremamente in difficoltà con poi gli lanci lunghi che hanno completamente saltato il centrocampo. Sul centravanti è un ex giocatore del Siena. Sì, volevo chiederlo proprio a Federico Castellani. Ci sono due volti noti nel Monza, perché hanno giocato nel Siena in periodi differenti. Sono Cori e Mendicino. Cori ha segnato anche 5 gol in campionato con il Monza. Mendicino è arrivato a gennaio dopo la parentesi al Cosenza, ma non ha mai fatto gol con il Monza. Ecco, ritroveremo anche questi due attaccanti che hanno vestito la maglia del Siena. Mendicino è stato anche il capitano. Attaccanti è una parola grossa. Attaccanti, diciamo, sono giocatori non hanno che inciso. Giocano in attacco. Sì. Ecco, attaccanti è una parola grossa. Non hanno inciso. Mendicino ha una carriera più importante di Cori, sicuramente, però non ha mai fino in fondo convinto come puntero, come goleador. Cori è un giocatore di categoria. Grosso, una boa, e poi il classico bove che non ha tutto fisico e anche cuore, ha avuto una breve esperienza a Siena, non ha lasciato né bei ricordi né brutti ricordi, ecco, un ragazzo non è sicuramente lottava in una stagione un po' sgomitava, però a me quello che fa paura del Monza è quel del Rio. Vediamo il gol di Cori con il maglia del Siena, sì, la Lucchese, sì. Sì, Del Rico e Giudici, che all'andata fece il diavolo a 4. Del Rico è un bel giocatore, è un bel giocatore e mi sembra che Iapichino e D'Ambrosio non fecero una delle migliori prestazioni
in campionato. No, assolutamente, infatti la lezione della gara d'andata spero che sia servita. In chiusura, Roberto, poi dobbiamo concludere. Loro arrivarono a giocare uno contro uno, un attaccante avversario, loro contro un difensore nostro. Chiaramente, vedendosi arrivare gli attaccanti in velocità con le spalle in coperte da parte del nostro difensore, stava molto difficile. Non è stata facile la partita, è da ricordarsi. Per poterla affrontare per prepararla nei minimi particolari. Abbiamo concluso per questa sera. Ricordo la sfida della Robur sabato ore 14:30 allo stadio Beranteo di Monza e poi martedì alle 20:30 il big match dell'Ardenza contro il Livorno. Calcio spettacolo tornerà martedì prossimo al termine della sfida, quindi sarà un vero e proprio post partita dalle 22:35 circa in poi con l'analisi della gara. Io ringrazio i miei ospiti di questa sera, Roberto Benincasa, buonasera a voi, Federico Castellani, buonasera, grazie Giulio, e Federico Passeri, buonasera a tutti, grazie. In regia Franz Plantone e Diego Gasparoni, alle camere Renato Tascio e Tommaso Bruni. Io vi lascio con la replica del nostro notiziario e poi seguire la partita dell'Emma Villas Siena vinta a Bergamo per 3-0. Da parte di Giulio Valenti un saluto a tutti, l'auguro di un buon proseguimento di serata sempre in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci a martedì prossimo con Calcio Spettacolo.